C'è il Sangiovese che dalla Toscana arriva in Brasile, Australia, e poi il Moscato, antichissimo vitigno dell'Italia mediterranea, lo si ritrova in Ecuador oppure in Turkmenistan o nella più vicina Croazia. E che dire del nobile Barbera, piemontese sì, ma coltivato anche in Uruguay, Sudafrica, California e numerosi altri paesi. Lista lunga di vitigni italiani quali il Vermentino, il Dolcetto, il Trebbiano e via dicendo, tutti però coltivati fuori dai confini nazionali. Mistero risolto e ben spiegato nelle 200 pagine di una pubblicazione a carattere di ricerca realizzata dalla Società Geografica Italiana, dalla Fondazione Migrantes e della CEI e l'Università Sapienza di Roma. Uno studio, ma anche una ricostruzione, un viaggio che diventa racconto dei diversi capitoli delle migrazioni italiane all'estero nell'arco del 1900. Punto di partenza è un gesto, una decisione, una sfida. Una speranza. È una scelta importante questa di Migrantes, di dedicare alla vite, sembra una cosa così peculiare, no, non lo è. La vite è il legame con la terra, è il legame con la terra da cui sei partito e impiantare la vite nella terra nuova dove arrivi vuol dire moltissimo. Vuol dire esportare insieme al vino il cibo italiano, l'uso italiano, la famiglia, il cibo fatto insieme, vissuto insieme, il bicchiere di vino bevuto con gli amici. Ecco, credo che sia molto importante dal punto di vista simbolico, in primo luogo, e poi pratico. Se pensiamo che siamo partiti da una pianta che viene messa di nascosto all'interno delle valigie o portata veramente di nascosto anche addosso, nascosta nelle calze, sotto i vestiti, e che è arrivata nel mondo, partendo appunto da tutti i luoghi dell'Italia e arrivando in tutti i continenti. Ci sono 19 paesi protagonisti in questo volume e tante storie di persone, uomini, donne, famiglie che magari non avevano una preparazione scolastica, ma avevano una profonda conoscenza, un grande sapere di un metodo di lavoro che ha a che fare con la coltivazione della vite e della produzione del vino. Il volume Nel solco degli italiani, insieme al dato di ricerca in sé, ovvero dei luoghi dove gli italiani migrati hanno impiantato davvero parti del loro vivere in patria, è anche documento e documentazione di una vera e propria epopea. Io lavoro da anni in Argentina, in Brasile, lavoro in Armenia, in Georgia e ho avuto modo di toccare con mano storia dei vecchi che rappresentano, secondo me, e questo esempio di questo libro e questo convegno lo dimostra, la grande novità. Cioè il futuro deve fare i conti non con le cose vecchie o le cose moderne, ma con le cose antiche o nuove. Nessuno è partito nel fine 800 dall'Italia con le idee veramente chiare. L'idea era di cercare una terra dove poter far fortuna, dove poter portare a casa del denaro alla famiglia, dove poter dare un senso di novità e di speranza alla prossima generazione, perché l'Italia era piantata completamente. Questa gente, una volta arrivata lì, cercava di ricostruire l'immagine del giardino di casa, dell'orto di casa, della casa stessa. E si riesce a capire, camminando per le vie di Mendoza, se quella casa a quel tempo l'avesse abitata un uomo del sud d'Italia, del centro, del nord. Un'esperienza particolarmente significativa è quella del Brasile, dello stato meridionale del Rio Grande do Sul, dove migliaia di emigranti sul finire dell'Ottocento sono andati a risiedere, un po' perché dovevano portare braccia bianche per la nuova colonizzazione dello stato. Abbiamo trovato paesaggi che sanno d'Italia, abbiamo trovato vigneti che abbracciano le colline e questi vigneti sono stati realizzati dai nostri antenati e dai loro discendenti. Sono vigneti che parlano ancora il dialetto veneto, per esempio, il talian, che è un dialetto che sa ancora appunto di italiano, cioè ci si parla tranquillamente anche al di là dell'oceano. Abbiamo trovato architetture italiane, quindi ville che ripropongono lo stile italiano. Abbiamo trovato leoni di Venezia che sbucano sulle colonne in mezzo alle piazze a significare che lì ci sono passati i Veneti e ancora ci sono i Veneti. Lavoro questo, nel solco degli italiani, presentato nei giorni scorsi a Roma, che tra le diverse particolarità
Ne ha una davvero singolare, dal momento che utilizza strumenti multimediali d'avanguardia. Poiché il libro riporta molte fotografie di paesaggio, abbiamo pensato che per far rendere conto il lettore di quella che era la realtà relativa ai paesaggi brasiliani, per esempio, inquadrando l'immagine, l'utente si trova coinvolto nella realtà paesaggistica di quella località. In questo modo è possibile, ovunque ci si trovi, in qualsiasi parte del mondo, guardare e osservare le diverse realtà presenti nei diversi territori.